Ma Roberta, la nuova collega, mi sembra si chiami Cristina, se non sbaglio. Non se la tira un po'? No, non mi sembra che se la tiri, anzi, tutt'altro. Mi sembra carina. È davvero carina. Ma è fidanzata? Ma non mi sembra, anche perché non ho mai parlato di un fidanzato, non riceve telefonate. Ciao ragazze. Ciao. Io sono Cristina. Elisa. Piacere. Ciao, piacere. Ciao. Allora Cristina, com'è andata la tua nuova giornata di lavoro? Ah, abbastanza bene, grazie. Senti Roberta, volevo chiederti se ti andava di venire a prendere un aperitivo con me. Ma guarda, stasera proprio non posso. Comunque se vuoi facciamo domani. Anzi, perché non vieni con noi stasera? Ma non ci sono i posti in macchina. No, comunque vi ringrazio, ma questa sera non mi sento in forma per venire a cena fuori. E comunque se siete pronte magari usciamo insieme. Sì sì, c'è Vincenzo, il mio fidanzato, che ci starà aspettando almeno da 20 minuti. È un preciso quello lì. Ciao ragazzi. Scusa, ma la tua amica non viene? Giulia, prima dicevo ad Elisa che mi dispiace che Cristina non sia potuta venire con noi ieri. In fondo è una ragazza simpatica. È che io penso che tu sei troppo carina per essere sua amica. Ma scusa, che intendi dire? È che io ho presente delle coppie di amiche dove c'è quella bella e quella bruttina e tu non mi sembri bruttina. Che cosa significa? Che io e Cristina non possiamo essere amiche? Senti, ma se tutti gli uomini avessero gli occhi su di lei, tu come ti sentiresti? Hi. Ci vediamo in ufficio. Ciao. 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 Grazie, per tanto. Buonasera. Scusa, ma quella non è la tua amica dell'altra volta? Non è una mia amica, è una mia collega. Ma perché non la facciamo venire con noi? Aspetta che la chiamo un attimo. Cree, vieni qui un attimo. Vieni che ti presento i nostri amici. Ciao. Allora, ciao. Samuele, Diego e Vincenzo. Te lo ricordi? È il fidanzato di Giulia, sì, che ho conosciuto l'altra volta. Ciao. Stiamo organizzando una gita per sabato. Perché non vieni con noi? Ma non... Dai, non so. Che ci divertiamo. Poi domani... È una bellissima giornata, le hanno detto anche le previsioni. Ah sì, eh? va bene, allora grazie. Perfetto. Ok. Ci vediamo domani allora. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ragazzi, Emanuele aveva proprio ragione. È una stupenda giornata oggi, eh? Veramente, sembra di essere ancora in estate. Ma Cristina dove sta andando? Guarda che mica è una bambina, hai paura che si perda. No, però sai come sono questi posti pieni di misteri, poi i laghi specialmente. Io la raggiungo, ok? Ci vediamo dopo, eh? Che me lo ha detto, probabilmente non me l'ha detto nessuno. Magari è stata solo una mia impressione che ti piacesse Roberta. Ma ti pare? Io Roberta la conosco da appena 2 giorni. Tutto al più potremmo diventare 2 buonissimi amici, basta. Va bene, scusa, mi sono sbagliata. No, non vorrei che magari ti facessi una brutta impressione su di me, tutto qui. No, non preoccuparti. Comunque mi ero fatto una brutta impressione su di te. Di questo sono contento. E allora domani ti va di uscire con me? Ti porto a mangiare in un posto bellissimo. Hai visto che avevo ragione? Scusa, riguardo a che cosa? Su Emanuele. Oggi non ha avuto occhi che per Cristina. In effetti. Ragazzi, che ne dite di continuare la giornata a casa mia? Dai, va bene, io vengo. Andiamo? No, io no, scusate, ma preferisco andare a casa, sono molto stanca. Anzi, chiedilo a Cristina. La vedo molto in forma oggi, anche troppo. Vabbè, Elisa, andiamo, va, che qui te è una brutta aria. Ciao, ci vediamo in ufficio. Ciao, Robby.
Che succede? Andiamo via? Sì, andiamo via. Sbrigati che Vincenzo ci sta aspettando. Va bene. Come sei euforico oggi? Ti sei divertito, eh? Sì, allora? Sono contento, scusa, preferisci vedermi triste? Ma perché te la prendi così? No, non me la prendo, è solo, non so, mi sembra che non ti faccia piacere che sono allegro. Chissà che ti passa per la testa. Ma cosa vuoi che mi passi per la testa? È soltanto... Senti, lasciamo perdere. Piuttosto, sei arrivata, lascio prima te che sei di strada. E poi accompagno Cristina, problemi? Senti, ti accompagno subito a casa o andiamo a bere qualcosa? Ragazze, volevo ringraziarvi per l'invito che mi avete fatto ieri, sono stata davvero molto bene. E credo che sarà anche l'ultimo invito. Non capisco perché questo atteggiamento. Comunque fai come vuoi. È facile per te fare la disinvolta, no? Dopotutto, sei stata tu a fregargli l'uomo. Io non ho rubato l'uomo a nessuno. Tra l'altro, quell'Emanuele neanche mi piace. Piuttosto, stai attenta al tuo di fidanzato, visto che ieri sera, quando mi era accompagnata a casa, ci ha provato. Io questa l'ammazzo! Ma come? Ma la colpa non era degli uomini? Hai capito il fidanzatino? Thank you.